Ciao a tutti, sono Filomena Diana, benvenuti al ciclo di interviste fatto ai candidati sindaco di Casal di Principe. Scopo di queste interviste è quello di avvicinare il popolo elettorale di Casale a coloro che intendono rappresentarlo e che chiaramente hanno dato il loro contributo a questa iniziativa. Buona visione e buon voto a tutti i casalesi. Presentati agli elettori, parlaci di te. Allora, Pietrino Luigi, nato il 19/1952 a Grazianise, operatore sanitario presso l'ASL di Caserta dal 1° agosto 1969, andrò in pensione tra pochi mesi, il 30 settembre 2019, l'ultimo giorno di lavoro, dopo 50 anni superato di carriera. Tre aggettivi per descriverti. Onestà, disponibilità, altruismo e simpatia. Il piatto della tradizione casalese che preferisci? Mozzarella, frutta e verdura. Se Casal di Principe fosse un soggetto o un oggetto dell'arte, un attore, un film, un cantante, una canzone, una poesia o un poeta, chi, cosa pensi che sarebbe e perché? Totò, per il suo livello, la livella, perché c'è molta differenza tra... c'è troppo classismo in questa comunità. Cioè c'è troppa differenza di classe e questa è una cosa che non tanto piace. Qual è il tuo libro preferito e qual è l'ultimo che hai letto? Allora, Così parlo Bella Vista di Luciano De Crescenzo, è un libro che mi ha insegnato molto e mi piace molto leggere questi tipi di libri. L'ultimo che ha letto? L'ultimo che ho letto, cioè, maggiormente io leggo quella che è inerente alla mia professione. Allora, non so, io faccio anche il docente nelle scuole professionali, allora ho bisogno di documentarmi su quella cosa, non ho molto tempo per poter leggere. Dove faresti il tuo viaggio ideale? Allora, noi siamo nati tutti sognatori, lasciamo tutti sognatori, spesso sogniamo di fare dei viaggi in posti molto belli, che ci rimangono anche nei sogni, però l'unico viaggio che io farei è ritorno a Casal di Principe, sempre e per sempre. Un personaggio casalese del presente o del passato che ti ha ispirato o insegnato qualcosa, cosa e perché? Don Raffaele Scheone, parroco dell'attuale parrocchia San Nicola, il quale negli anni 70 lui ha sfruttato le sue amicizie, il suo altruismo per poter costruire una chiesa in questa comunità, in un posto dove era sprovvisto di tutto, c'erano solo terreno, forse nemmeno terreno, solo fogne, letame e cose varie. Lui si è privato delle sue ricchezze per poter fare questo e passava tra le famiglie a chiedere dei sovvenzionamenti. Cosa ti piace dell'Italia e cosa cambieresti? Allora, la cucina mediterranea mi piace dell'Italia. Quello che cambierei è la troppa rivalità tra nord e sud. È una cosa che noi, cioè i nostri avi, hanno lottato per cercare di unire l'Italia. In molte famiglie ci sono dei morti che ancora oggi noi ricordiamo. Abbiamo fatto le guerre con i figli degli altri. I nostri governanti non hanno messo mai i loro figli a fare le guerre. Però poi la stiamo dividendo di nuovo. In un minuto, il tuo manifesto per il popolo elettorale. Sono onorato di poter guidare questa compagine politica, miscelata dalla presenza di giovani che si affacciano per la prima volta alla gestione della cosa pubblica e da esperti che hanno già maturato esperienza nella precedente amministrazione, con l'interesse comune di volersi dedicare con entusiasmo al proprio paese. Ci impegneremo ed ascolteremo prima e decideremo dopo per come riterremo giusto ed opportuno. Si tratta di iniziare un nuovo percorso con l'idea di un'amministrazione condivisa. Condividere significa collaborare per la cura e la gestione della cosa pubblica, ponendo come principio ispiratore la fiducia reciproca, la responsabilità, l'inclusività e soprattutto la trasparenza. Il problema più urgente da affrontare e risolvere a Casale. Casal di Principe, purtroppo i problemi sono diversi da quelli da affrontare. Il primo che risolverei
facilitare la vita di ogni singolo cittadino e la viabilità comprensiva di fluidità, isole pedonali e spazi per aggregazione.